Signore e signori passeggeri, benvenuti su questo volo RB Airlines. Stiamo per sorvolare la città di Cento, in provincia di Ferrara. Si consiglia di allacciare la cintura di sicurezza, si prevedono forti turbolenze causate dalle incessanti polemiche scatenate dai cittadini. Per assicurare la vostra incolumità, suggeriamo di assumere una posizione prona. Ben trovati amici di Obiettivo 100 a Radio Bucadera, il podcast delle polemiche. Questa puntata parla di carta stampata. Io mi ricordo quando ero bambino, prendevo quel giornalino parrocchiale con tutti i fumetti che si chiamava proprio Il Giornalino. Dopodiché, crescendo, sono passato a qualcosa di un po' più importante, il giornalino della scuola. Da lì ho iniziato a scrivere anche i miei primi articoli di cinema. Dai, così che sei diventato un giornalaio? Probabilmente date la colpa a Litis Bassi Burgatti. Ma tema invece di questi giorni, dibattito era un po' nell'aria da un po' di tempo, è il giornalino comunale. Lo avrete sentito tutti quanti, c'è questa idea nell'aria. Con un investimento che sembra girarsi attorno ai 60.000 euro, l'amministrazione sembra che metterà in stampa un giornalino, un periodico che informerà sulle attività del comune di volta in volta. Non è ancora chiaro il titolo, potrebbe essere... Non è chiaro neanche in realtà il costo, perché l'ha detto l'opposizione, costa 60.000 euro, ma la maggioranza, come sempre, tace, forse ce lo spiegherà proprio sul giornalino. Sì, forse su questo giornalino che non sappiamo, probabilmente si chiamerà Il Gambero. Ma apriamo una piccola parentesi: a Cento sono tante le testate locali che negli anni si sono succedute, alcune ormai sono solo online, da Area Centese al Taccuino Centese, ma su carta stampata ne conosciamo tante, dallo storico Centone, passando per la Famez Intesa, il famoso 100% dell'amico Mirko Gallerani, o dell'amico Mattarelli, perché poi in realtà lo scrive lui. Giornalini sagaci. Poi c'è anche quel giornale tanto discusso che è l'Accento, che ultimamente ha fatto anche un discreto uso della propria carta stampata per difendere le proprie ragioni, le proprie idee, anche per qualche appalto perso, magari collaterale. Ma passiamo oltre. Sulla lunga scia di questi giornalini, come se ne mancasse uno, ecco che il sindaco Acchiappalike, il sindaco master in comunicazione, digital marketing, Edoardo Accorsi, queste lauree umanistiche, lancia questa idea innovativa di fare il proprio giornalino comunale. Per farci cosa, poi questo lo scopriremo. Si presuppone che serva per fare un po' di comunicazione su quanto il comune faccia, o detta in parole povere, quella cosa chiamata propaganda, come quello che fece Berlusconi per le elezioni, secondo me erano del 2006, che fece quel bellissimo giornalino che arrivò a casa di tutti, dove c'era scritto tutto quel che aveva fatto, le coppe che aveva vinto col Milan. Comunque, questo secondo me è un clamoroso autogol da parte della maggioranza, nel senso che già tutti tirano a cemento contro la maggioranza, come è normale che sia in qualsiasi tipo di paese e ordine di suddivisione geopolitica, ma questa proprio secondo me è un capolavoro, perché con già tutti che danno contro a questa amministrazione e le strade, la sanità, le caldarroste, tutto quello che vogliamo, noi ci andiamo a mettere un bellissimo investimento di soldi pubblici per fare che cosa? Un giornalino. Beh, il Partito Democratico era da un po' che non dimostrava nei fatti quanto fosse rappresentante delle 50 lire. Ricordiamolo che il Partito Democratico è famoso, è una nostra teoria, per raffigurare la moneta delle 50 lire, cioè a darsi delle smartellate su un'incudine alle parti basse. Il vero problema è che siamo andati fuori tempo massimo, perché se Accorsi l'avesse fatto a inizio mandato, come l'aumento delle tasse, forse ce ne saremmo già dimenticati e l'avremmo accettato nel nostro parterre di giornalini. Sì, perché lo sappiamo, la politica ha questa regola non scritta: le puttanate si fanno a inizio mandato. E invece Accorsi, in coda, forse anche per aiutare le regionali, ci prova anche con questo giornalino. No, te lo dico io, è perché riguarda le linee di mandato. Ti ricordi che dicevano che volevano un accento più audace? Cavolo, se non è audace fare una mossa così a un anno dalle elezioni e a pochi mesi da quelle regionali, se non è audace a questa, George. Ma cercheremo anche di capire chi ci scriverà su questo giornale, perché a conti fatti sembra più che un'idea di Accorsi un'idea di Bruno Barbieri. Ah no, scusate, mi confondo sempre, del grande assessore Filippo Taddia, assessore alle attività commerciali, che avrà anche il dovere di raccogliere i fondi, perché questo giornale, non lo sapete, ma sarà anche finanziato da privati. Vediamo quanti investiranno. Credevo dicessi che era da un'idea di Stefano Accorsi, ti ricordi, è stato un meme per tanti anni, invece no, questo è Edoardo Accorsi, o chissà Filippo Taddia.
Lombardia? Boh, non lo sappiamo, spereremo di scoprirlo. Ma mi inserisco, ovviamente il popolo social ha gradito questa cosa qua, perché... ma non avevamo dubbi. Cioè, diciamo che se i nostri anzianotti sui social tendono a dire di tutto e di più quando non c'è niente da dire, figurati in questo caso di essere stata servita su un piatto d'argento proprio, senza fare nomi. Qualcuno ha già iniziato a complottare alle spalle. Strano che sia stato dato il lavoro ad una cooperativa con una trattativa diretta, quindi senza gara, e chi l'avrebbe mai detto? Poi ancora altri ovviamente scritti in stampato maiuscolo. Potete mettere una foto con il sindaco e il giornale in mano? Mi sentirei più tranquillo. Visto che c'è questo luogo comune, il sindaco si fa sempre le foto con tutti, è favoloso. E poi dopo è chiaro che a cascata... Ah, perché non parliamo delle strade? Perché non le aggiustiamo? Perché con quei pochi soldi potevamo fare un piccolo pezzetto di strada? Ma stiamo sognando? Addirittura qualcuno, e non diciamo chi perché insomma è abbastanza di parte... Ah, 20 euro in più nella bolletta del Rusco, pagheremo il giornalino così poi porterò il giornalino nel Rusco. Ma magari hai fatto quella carta riciclata che noi poi cerchiamo di dare a Clara. Però per allacciarmi al commento di questo personaggio sui social, a corsi ha asfaltato via orologi. Insomma, perché qui evidentemente da una parte e dall'altra cerca il famoso colpo al cerchio, il colpo alla botte. Sì, sì, poi ovviamente soluzioni creative, c'è qualcuno che diceva che bastava fare le fotocopie di una pagina 5 con 10 euro, si facevano 1000 copie, che potevano essere 2000 volantini. C'è della gente che si impegna anche per criticare in maniera compiuta e sensata questa scelta, però mi dispiace dirlo, ma questa volta hanno ragione. E io invece dico di no. Perché dici di no? In realtà io ho capito perché Corsi vuole fare questo giornalino. Perché tutti dimenticano, nonostante la politica si rivolga sempre di più ai giovani, cerchi sempre di accattivarseli, questi non vanno mai a votare e quindi rimangono solo i vecchi. E alla fine a Corsi ha capito tutto. Bisogna cercare di informare tutti i vecchi, quelli che leggono i giornalini, quelli che vanno in bocciofila, nonostante gli costruiscano il punto di posta di fianco. E allora, bravo Edoardo, porta a votare tutti i vecchi finché sono in vita. Ma scusa un attimo, quindi dici che è per questo che lo scorso fine settimana Vito Salatiello era andato dal centro anziani per festeggiare i novantenni? Avete ascoltato Radio Bugadera, un podcast scritto, registrato e condotto da Jorge Savignac e Nicola Fregni. Mix, mastering, montaggio e musiche originali a cura di Giovanni Alessandro Borsari. A lunedì prossimo con altre polemiche.